Io penso che creare mi permetta di non dimenticarmi della mia vita, di non staccarmi troppo dai dolori, di sviluppare la mia fantasia e di mettermi nei panni degli altri. L'atto creativo è un qualcosa che abbiamo tutti in fondo al nostro cuore. Un uomo si esprime vivendo. E la grande opportunità che è stata data a noi uomini è esprimersi vivendo, semplicemente vivendo. Io mi esprimo anche se prendo un caffè, non so se mi spiego. Mi esprimo e dunque creo. Noi siamo costantemente dei creatori di realtà. Perché io in questo momento guardo a te e credo di vedere te, ma io in realtà vedo la mia versione di te e tu vedi la tua versione di me. Quindi io in questo momento, inevitabilmente, volendo o no, sto creando. Quindi nasce in me il desiderio di intervistare delle persone che esercitano l'arte della vita. Sai qual è uno degli slogan del nostro museo? Si ama con gli occhi e con le mani. Perché praticamente una persona o una cosa che si ama non ci accontentiamo di guardarla, abbiamo bisogno di accarezzarla. E perché questo non deve avvenire anche per l'arte, se la amiamo veramente? E quindi, se vuoi, il passaggio della morte anche dei nostri cari diventa un momento in cui la tua creatività, lungi dal chiudersi, si apre.